Qualche mese fa ho realizzato un video che si intitola Perché l'ETV è fallita. Recuperatelo se non l'aveste già visto perché racconta una storia molto intrigante. Ma oggi sono qua per raccontarvi del ritorno di l'ETV, il suo ritorno sulla scena con l'azienda che ha presentato il suo nuovo ecosistema che comprende anche uno smartphone. Perciò ve ne parlo dopo la sigla. Partiamo parlando del l'ETV S1, il nome dello smartphone che rappresenta il nuovo corso dell'azienda. Ma al contrario del 2015, quando l'ETV spiazzò tutti presentandosi per la prima volta sul mercato con quelli che chiamava i superphone, questa volta siamo di fronte ad un prodotto ben più modesto. Niente schermi 2K o chipset Snapdragon, l'ETV S1 è a tutti gli effetti un entry level, col suo schermo LCD con notch a goccia da 6,5 pollici HD a 60 Hz. Il design è abbastanza anonimo e c'era un chipset tutto made in China, cioè l'Unisoc T7510 a 12 nanometri con CPU a 2 GHz, ma comunque dotato di connettività 5G, una batteria da 4900 mAh e memoria da 8 GB di RAM e 256 di storage. Dimenticabile è anche la classica tripla fotocamera da 48+2+2 megapixel con due sensori sostanzialmente superflui, mentre è più interessante tutto quanto il lato software. L'ETV S1 è ovviamente uno smartphone Android, ma al contrario della quasi totalità degli smartphone in circolazione, monta una custom ROM cinese che si chiama FreeMi OS. Forse ne potreste aver già sentito parlare in passato con alcuni smartphone, se non ricordo male, Leaguo, Elephone, Umi ed altri brand di questo tipo. Ma non soltanto, perché lo smartphone LTV ha anche i Huawei Mobile Services, uno dei pochissimi in circolazione ad averli, a parte ovviamente i telefoni Huawei e Honor con Harmony OS, e ciò conferma quella che è un po' la mia impressione, ovvero che il nuovo corso, non di LTV ma di Huawei, sia quello di effettuare una transizione che la porti da essere un'azienda che vende o vendeva hardware ad un'azienda che offre software per lo più ad aziende. Come prevedibile, il prezzo di l'ETV S1 è basso, anche se non bassissimo. In Cina viene venduto a circa 213 euro, ma in regalo le cuffie True Wireless l'ETV Earbuds Pro. E qua veniamo al discorso che vi ho anticipato dell'ecosistema che l'azienda sta provando a ricostruire dopo essersi bruciata negli anni passati. Parliamo di cuffie in ear a soli 40 euro, ma dotate comunque di features avanzate come la cancellazione attiva del rumore e la ricarica wireless. Fra i nuovi prodotti troviamo anche il l'ETV Watch T2, smartwatch AMOLED da 1,3 pollici, certificato IP67 e con una da 200 mAh che promette fino a 7 giorni di autonomia. Il software integra 15 modalità sportive monitorate dai classici sensori biometrici, fra cui anche quello per l'ossigenazione del sangue, per un prezzo di circa 66 euro. Ma nel nuovo ecosistema LTV troviamo anche un discreto quantitativo di smart TV, così come anche monitor per PC, spazzolini elettrici, fornelli e cappe per la cucina, persino un boiler per il bagno e, perché no, anche delle serrature smart. A questo punto non resta che capire quale sarà il nuovo corso di una LTV che, sì, è partita in gran carriera con un ecosistema già ricco di prodotti, ma comunque con uno smartphone molto modesto e che non rispecchia quelle che erano le sue origini, di un'azienda che puntava in alto, e probabilmente anche quello che gli è successo l'ha condizionata nel adottare questo tipo di scelta. Certo è che il nome dei TV ha una brutta nomea alle spalle e che sarà difficile cancellare nel corso del tempo, ma si sa, il tempo spazza via anche le cose peggiori, quindi vedremo se effettivamente l'ETV riuscirà a diventare nuovamente un player del settore, prima in Cina e poi chissà nel resto del mondo, anche perché a noi non potrà che far bene avere un nuovo nome che si aggiunga ad un mercato che sempre più si sta stringendo attorno a quei pochi nomi che ormai conosciamo bene. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!